affascinanti storie sulla sua origine, si diceva che si generò quando l'Eterno donò l'aspetto di nuvola a una donna amata da tre dei, per fare in modo che non sorgessero liti tra di loro. Per poterla riconoscere allora, Vishnu le donò lo splendore del sole, Brahma il blu del cielo, Shiva lo splendore della fiamma del fuoco. La nuvola però si sciolse e, caduta sulla terra, fu trasformata in opale. Si racconta anche di una bella fanciulla che si sacrificò sul rogo dell'amante al posto della moglie illegittima e fu poi trasformata dagli dei in opale. Si credeva anche che fissando intensamente un opale vi si potesse vedere dentro il futuro. Per gli antichi greci, per i romani, anche gli arabi, l'opale è sempre stata considerata un vero talismano, in grado di donare bellezza e splendore fisico. Si diceva anche che conciliasse il sonno, facesse ringiovanire e proteggesse da ogni malattia epidermica. Talvolta si sente dire che l'opale porta sfortuna. Allora, voi conoscete la differenza tra il porta fortuna e il talismano? È focale, perché il talismano ha in sé la forza, ha in sé, è potente perché ce l'ha la fortuna il talismano. Invece l'opale, il porta fortuna è, diciamo, porta fortuna è, trasporta, diciamo, questa fortuna, no? Trasporta questa fortuna a te, ma il talismano invece è un qualcosa, è come un fuoco che c'è là dentro e tu lo fai tu. Ecco, io ho sempre preferito il talismano. Egoisticamente. E sono sempre positivi, mai negativi. Il talismano è sempre positivo. Sì. Andiamo avanti allora. È bene ricordare che questa diceria fu sparsa dai cecoslovacchi alla metà del secolo scorso per screditare i grandissimi giacimenti australiani di questa meravigliosa gemma. Altro non potevano fare dato l'esaurimento delle proprie miniere. Ecco, perché tutti, diciamo, per antonomasia oggi la patria degli opali è l'Australia. Adesso dopo passate e vedete l'opale qui dietro dopo finita la lezione, perché è molto bello. Bene, allora, proprietà terapeutiche attribuite. Una leggenda araba recita così: Allah plasmò l'opale con tutti i colori della gioia e del dolore. Se sei buono ti renderà sempre più felice e gioioso, se sei cattivo ti farà piangere molte lacrime. È una frase molto significativa legata proprio alla natura di questa magnifica gemma, dai vivi giochi di luce che può aiutare a infondere energia pulita, premiando i generosi e lasciando a mani vuote gli ingiusti. La tradizione orientale lo giudica benefico sul cuore in quanto stimolatore di questo organo vitale. Ecco, le sue chakra l'abbiamo già trattato. E quindi andiamo avanti, perché abbiamo parecchie pietre da vedere e quindi prendiamoci avanti. Ecco, allora qui abbiamo due cose stupende. La pietra di luna, mamma mia, scusate. Abbiamo la pietra di luna e un cristallo di quarzo ialino. La pietra di luna è una calcite, una pietra tenera. Diciamo che qui si apprezza abbastanza, ma non molto, no? Che le pietre di luna hanno un asse di rifrazione
un asse longitudinale, una sola, per cui queste sono, le ho fotografate perché sono eccezionali e sono piene di luce. Di solito hanno un riflesso latteo, come la luna, difatti prendono il nome dalla pietra di luna, della luna. Quindi sono una calcite, nella scala di Mohs sono al terzo o quarto posto, una pietra molto tenera. E poi qui abbiamo, diciamo, la mia pietra preferita, lasciatemelo dire, io sono incantata dei quarzi, perché sono trasparenti, sono luminosi, poi sono pieni di energia, poi vi spiegherà. Ecco, io do solo un'occhiata dal punto di vista gemmologico. Vedete il cristallo, questi sono cristalli, cioè il quarzo è per antonomasia il cristallo, perché si presenta sempre in forma cristallina, non in forma massiva. Vedete, dalla massa vengono ricavati questi cabochon, cioè queste pietre che hanno questo taglio piatto sotto e concavo sopra. Invece questo, il quarzo ialino, è un prisma esagonale, vedete, a sei lati, con terminante con una pseudopiramide. Può avere anche delle faccette ulteriori. Poi vedete dentro che ha un mondo che a me, per esempio, fa anche scaturire tanta fantasia. Ecco. E adesso allora lascio il segno zodiacale a cui si lega il cancro. Cioè, al cancro si legano delle pietre che hanno colori molto, molto vicino al bianco e molto luminosi. Ecco, passo la parola. Il quarzo si trova formandosi in questo, sia proprio così sembra impossibile, ma questo l'ho fotografato perché aveva addirittura dentro anche il fantasmino, no? Cioè vede che è dentro, ma addirittura ci sono dei quarzi che hanno delle punte ancora più perfette, cioè al di là della grandezza, più piccolo, più grandino, la forma è sempre quella. Sì, il quarzo è proprio una magia. È una magia. Ha citato la magia. Magia è una parola che deriva dal sanscrito e significa grande. Vi ricordate il Mahatma Gandhi? Una grande anima, Mahatma. E magia è proprio il termine giusto per definire le cose così belle. Che poi noi veniamo in questa sala magnifica a imparare delle cose che fuori dovremmo imparare a riconoscere, perché se voi guardate un cristallo non da questa angolatura ma da sopra vedrete che un cristallo esagonale, lo ha citato Maria Grazia. E prima abbiamo parlato di opale, che è lo stesso materiale in forma massiva, sbaglio? Sì. Ci sarà qualche più o meno contenuto per dare il colore, però se voi pensate che oggi quanta magia ha mosso questa scienziata maga delle pietre, fuori stanno piovendo cristalli d'acqua. Guardate che ha questa forma, non c'è un cristallo d'acqua che non sia esagonale, non c'è un fiocco di neve che non abbia una forma. Si dice che non esistono due fiocchi di neve uguali, ed è verissimo. Cristallo in greco deriva da acqua congelata. È forte l'affinità tra questa pietra e quello che sta succedendo fuori. Quando quei cristalli lì si scioglieranno, diventeranno acqua liquida, no? Così come questo cristallo può manifestarsi come l'opale a volte. Nel nostro corpo questa roba qua c'è dentro, per quello noi siamo in risonanza con le pietre, perché il silicio che c'è lì, noi nel corpo ne abbiamo una quantità industriale. Di calcite ci dice tanto, no? Il calcio che c'è nelle nostre ossa è quella roba lì. Noi siamo il mondo in miniatura. Per quello che le usiamo per guarire, perché loro sono perfetti nella loro semplicità. Loro sono armonici, sono in fusione perfetta con la natura, sono in armonia. I nostri corpi, perché abbiamo dei pensieri e delle emozioni, spesso si ammalano.
è perché non siamo più in uno stato di armonia. Per inciso, non esiste uno studio scientifico che parli degli effetti benefici sulla salute dei cristalli. L'unico studio scientifico dimostra giusto il contrario, che è l'effetto placebo. E a me questa cosa piace e continuo a usare i cristalli per la mia guarigione, perché è quello che io credo che poi funziona, no? Male non fanno, a meno che non ingeriamo pietra con dei contenuti velenosi, ma male non possono fare. Per cui io credo che sia la bellezza che guarisce e il senso che ci portano. Quando una donna con i dolori mestruali, io suggerisco, prendi una pietra di luna. Non è perché la pietra di luna c'ha dentro l'antidolorifico, è perché guardando quella pietra lì, uno si incanta e dice, ma che bella è la femminilità. La luna è l'emblema per eccellenza della femminilità, quanto bella è. E se quel giorno lì il mio corpo sta male, forse perché non mi sono armonizzato col dolore, ma è bello anche stare nel dolore delle volte. No, parlo facile, mi do uomo, ma posso solo immaginare cosa prova una donna che soffre. Per cui la pietra di luna guarisce i problemi legati alla femminilità dolorosa. È una pietra consigliata durante l'allattamento perché sviluppa dolcezza. Voi la guardate, cosa pensate? Vi viene in mente il fuoco, la violenza? No, vi viene in mente la dolcezza, la morbidezza, il rotondo. Sul cristallo di quarzo, che è anche la mia pietra preferita, ma credo sia la pietra preferita di tutti gli appassionati di pietre, è una lente di ingrandimento, lui ha il potere di amplificare il potere di qualunque altra pietra. E lì sì, ci sono studi scientifici importanti. Pensate che strofinando, schiacciando o riscaldando un quarzo, gli elettroni, quindi la materia di cui è composto, si mettono in circolo e girano intorno a quella pietra. È il principio per cui funzionano degli accendini, per esempio, quelli che fanno piezoelettricità, no? Per cui sì, dal punto di vista scientifico fa qualcosa. Poi non si è ancora scoperto perché a qualcuno faccia bene dal punto di vista fisico, sarà solo placebo. Chi se ne frega? No, ma è lì il segreto, no? Cioè, Eddie ha parlato di queste energie sottili, no? Allora, il nostro mondo occidentale, che è diventato sempre più consumistico e diciamo, tende sempre di più a non dare educazione, a cogliere le energie sottili, no? Cioè non ci fermiamo più a guardare in faccia a una persona, a capire quello che vuol dirci senza dirlo. Vi è mai capitato voi? Io tante volte vorrei dire delle cose ma non ci riesco, però riesco, ho capovisto che riesco a comunicarle. Quelle sono le energie sottili. Se tu ti fermi un attimo e recuperi le energie sottili che Dio quella volta che ti ha creato ti ha dato, tu apprezzerai anche questa bellezza. E questa bellezza può aiutarti a star bene, come dice Eddie. Però devi entrare in quella sfera là, in quella sfera di spiritualità. Perché adesso, diciamo, io l'ho scritto 20 anni fa quel libro lì. Il mio autore, quando l'ha sfogliato, dice, senti Maria Grazia, potevi andare giù un po' di più? Cioè io non ho scritto niente di quello che non ho trovato scritto nei libri e sentito dire e riportato dalle persone che hanno vissuto. Cioè, tanti libri di cristalloterapia dicono, questa fa bene per 100 mali, non ti fa mia bene per 100. Non ti fa bene per nessun male, tu devi solo, tu persona, decidere di potenziare quella sfera spirituale che hai, delicata, quella capacità di rapportarti col prossimo con linguaggi non verbali. Vero Eddie? Ecco, allora tu riesci a trovare beneficio con queste pietre. Ma stai bene anche tu, perché l'effetto placebo. Adesso io mi sono presa delle aspirine, no? E mi dice, solo aspirine, ho preso freddo, tu leggi il bugiardino, no? Ti dicono che è acido acetil salicilico, però ti fai un atto di fede, perché, cioè come fa? Io non so che effetto fa sul mio corpo
l'acido, l'acido salicilico, è un atto di fede, te prendi, e poco ti prendi l'antibiotico, non ne parliamo, perché io guardo il bugiardino, non capisco niente, e lo prendo, no. Cioè, però, ogni volta che lo prendo io mi scoccio, perché dico, qua mando giù una roba e non so cosa sia. Ecco. Allora, questo è un umile angolo in cui noi invitiamo, consigliamo, e questa modalità, che è una modalità di vita, non alla fine, veramente. Ecco. Andiamo avanti. Allora, vediamo che qua, Sergio, qua con Sergio, tanti giorni sono tecnologici, se no ti parla lì. Ecco. Allora, qui abbiamo un'ambra gialla, un'ambra gialla è splendida perché c'è pure l'insetto che si è rimasto prigioniero quando questa goccia di resina è caduta in era mesozoica da una pianta e ha travolto l'insetto, dopo si è fossilizzata e l'insettino è rimasto dentro. Una pietra gialla. E di qua abbiamo un braccialettino fatto di sfere di quarzo citrino sfaccettate, vedete, sono tutte sfaccettate, e sono due pietre legate al segno zodiacale del leone, perché il leone ama le pietre gialle, le pietre di luce, perché il è delicato, no? Io ho fatto delle indagini anche molto sottoponendo molte persone ai miei quesiti, perché praticamente io ho sempre aiutato mio marito quando faceva le fiere dei minerali e quelle del marmo, no? Allora magari a mezzogiorno, a luna, quando c'era poca gente, facevo le domande che arrivava, e io ho notato, constatato proprio scientificamente, che ognuno di noi, per il periodo in cui nasce, della sua, il periodo dell'anno in cui nasce, lui ha degli influssi e riconosce dei colori come suoi preferiti e come uno stampo, è come un imprinting, è un tatuaggio spirituale che ognuno di noi ha. Io per esempio ho del segno 8, bisogna guardare perché c'è un domicilio primario e un domicilio secondario. Io per esempio sono una che sono nata con il sottosegno dei pesci e io ho una passione infinita per le pietre azzurre, mi piace l'azzurro, perché l'azzurro mi dà calma, mi dà serenità. Dopo mi diceva il professor Zanderico, sapete che viene a fare le lezioni di astronomia, che diciamo gli intervalli dello zodiaco, questi intervalli di tempo, per esempio abbiamo messo che il segno del leone va dal 23 luglio al 23 agosto, non sono più proprio precisi, perché ce li portiamo dietro da 2.000 anni, da 2-3.000 anni, e l'asse terrestre nel frattempo ha subito una piccola inclinazione, quindi sono scivolati avanti. Ma lasciamo stare il segno zodiacale, noi lo chiamiamo questo periodo, lo chiamiamo del leone. Io dico, chi è nato dal 23 luglio al 23 agosto ama le pietre, diventa forte, va in equilibrio con le pietre gialle, gialle luce. L'ambra, che si tratta di una goccia di resina pietrificata, no? Sì. Che tempo deve intercorrere perché sia pietrificata in quel modo lì? Allora, l'ambra, diciamo, deve avere
al massimo 30 milioni di anni. Non può avere meno di 10 milioni di anni, perché si chiama coppale, ma è troppo tenero, si rompe, cioè già l'ambra, se tu la fai cadere, si rompe, cioè, ed ora esistono queste collane che sono, cioè, accanto a mio marito ho visto passare di quelle collane di ambra con tutti gli insetti dentro, che valgono migliaia di euro, l'ambra blu, ce l'ho, ecco. L'ambra blu. Ho venduto un rene, ma l'ho presa. Allora il blu da dove deriva? Allora, l'ambra resina. No, no. Allora, l'ambra blu, forse Eddie sa raccontare da dove viene. Sì, da Madagascar. C'è un'unica miniera al mondo dove nasce l'ambra blu. Che... Scusa, no. C'è un'unica miniera al mondo in cui nasce l'ambra blu, in cui viene estratta l'ambra blu, ed è in Madagascar. È blu perché ci sono dei contenuti di altri minerali. Di ossidi. Quando è caduta, allora, cade la goccia della pianta, no, in epoca mesozoica, cade per terra, poi comincia a rotolare, perché mega sta lì, rotola, l'acqua la porta, magari finisce sottoterra, incontra degli ossidi e si colora. E quindi risulta, questa ambra blu è meravigliosa perché ha i riflessi blu. L'ambra mesoamericana ha riflessi verdi. Comunque non può avere più di 30.000 anni e meno di 10.000 anni. Milioni di anni. E poi volevamo dire anche che noi in Europa avevamo l'ambra del Baltico, era. Allora noi fino dalla preistoria, ma cioè, parliamo di 10.000 anni fa, no? Anche al Museo di Scienze Naturali di Verona ci sono delle fibule con delle rotelle di ambra, no? Di ambra gialla, che è tenerissima, ma tutta questa ambra veniva dal nord Europa e probabilmente noi scambiavamo con loro prodotti nostri e loro ci davano l'ambra ed era gialla biancastra, non bella, e si trova a livello fluviale. Invece queste bellissime ambre come l'ambra blu e le ambre mesoamericane, Santo Domingo diciamo è la patria dell'ambra mesoamericana, si trovano in miniera e sono giacimenti giovanissimi, sono giacimenti del Novecento. Allora, cosa succedeva una volta? Andavano a minerali e cosa facevano? E mettevano l'esplosivo, e con l'esplosivo distruggevano quantitativo infinito di materiale, vero? Perché facendo esplodere, sì, ne recuperavano un po', ma distruggevano il resto. Invece adesso, pian pianino, hanno perfezionato i metodi estrattivi e quindi estraiamo anche maggiore quantitativo di minerali e anche di qualità molto superiore. Ecco. Peccato che non è il pendente di ambra blu. Stanno che viene. Ecco, allora plesso solare. Plesso solare, sicuramente il plesso solare prende il nome proprio dal sole, il colore giallo, il fuoco sono tutti in rapporto tra di loro, no? Il segno del leone, rappresentano tutti l'energia maschile. Prima abbiamo visto l'energia della luna con il quarzo e la dulare, la pietra di luna. Qui invece vediamo due pietre legate al sole. Tra l'altro mi veniva in mente, grazie, sono due pietre molto falsificate, sia il citrino che l'ambra sono pietre falsificate. 20 anni fa, mi è venuta la pedoca quando ho detto che l'hai scritto 20 anni fa perché ero presente, e mi hai fatto vedere un'ambra con dentro un'ape moderna. Sì. Quindi ti facevano vedere un insetto e dicevano questa è ambra, no? In realtà era stata creata una bolla di plastica intorno a un'ape moderna che nel Mesozoico non esisteva neppure.
È molto difficile anche riconoscere un'ambra vera da un'ambra falsa, mi raccontavi. No? Sì, perché praticamente nell'ambra, guardate un po' questo è uno scorpione, sì. Però è tirato, vedete com'è tirato? Perché lui ha tentato di andare fuori di lì, è tutto teso, la codina bella tesa, no? E invece in quelle ambre lì che ti vendono nei banchetti a Santo Domingo, vai a camminare e ti vende tutte quelle robe lì, no? L'insetto è così, ti è morto. E ci ha fatto intorno a te. Io l'ho messo dentro morto, nella è una resina epossidica, no? E te li metti dentro un insetto morto. Ma te lo distingui subito, perché quando l'ambra è di gran qualità e trasparente come questa, però vedete che non è proprio trasparente, ha un po' di tutto dentro, vero? Ha un po' di tutto. Ecco, nel senso che ha inclusioni di ossidi, piccole tracce di terra e dopo ha diciamo da acqua, vedete queste sono parti d'acqua, di vapore acqueo che sono rimasti dentro all'ambra. Allora andiamo avanti perché ne abbiamo tante da guardare. Un'unica cosa sull'ambra, io penso che se uno scienziato volesse dimostrare scientificamente la funzione, la realtà della cristalloterapia, mi piace chiamare a cura quei cristalli, potrebbe benissimo partire dall'ambra. Perché se pensate, nelle nostre macchine vanno a benzina, che sono ricavato dal petrolio, che sono alberi marciti milioni di anni fa, e sono diventate energia fisica che muove una macchina. E l'ambra è il cuore di una pianta, di un albero, no? E effettivamente l'ambra, che in greco si chiama elettra, elettricità, se tu la sfreghi sul capo di lana, quella vicina a delle pagliuzze, le attrae a sé. Quindi vuol dire che mette in circolo effettivamente energia. È una delle pietre che entrano in relazione prima con il nostro corpo, perché tra il regno minerale, quello vegetale, quello animale e quello umano, tra noi e le pietre ci sono due regni di mezzo, no? Significa che sono un po' distanti. Fra quello vegetale e quello umano ci sono meno passaggi, rappresenta benissimo il fatto che entriamo in relazione più velocemente con l'ambra e con il cristallo di pietra minerale. Allora, adesso andiamo a vedere delle due gemme che entrano in sintonia col segno zodiacale della Vergine, 24 agosto 22 settembre. Sul libro sono a pagina 58-118. Allora, noi abbiamo qui una bella parure, oddio, aspetta. Abbiamo qui una bella parure di avorio, che sono praticamente le zanne dell'elefante. Il vero avorio sono solo le zanne dell'elefante. Poi c'è l'osso, tanti gioielli bellissimi sono fatti di osso, però che mantiene il colore chiaro, pulito e la durezza, anche per fare queste incisioni, vedete, tutte roselline, no? Queste incisioni così è solo l'avorio. E poi abbiamo messo un'altra pietra che è l'opale grigio, che entra in sintonia ancora con il segno della Vergine e un, il colore un